Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Vi presento gli ospiti che siedono al tavolo assieme a me. Alla mia destra il dottor Gianfranco Mignosa, candidato assessore della nostra coalizione alle ultime elezioni che si sono chiuse domenica scorsa con il primo turno. E alla mia sinistra un altro candidato assessore, l'ingegnere Francesco Sorge, presente qui tra noi non inquadrata, anche l'avvocato Danila Passalacqua, anche lei nella squadra di governo del cartello che avevamo presentato. Sarà una conferenza stampa oltremodo breve e spero chiara e succinta, in cui avremo modo di illustrare attraverso tre flash alcuni elementi che ci preme mettere in luce: il risultato della mia candidatura a sindaco, il risultato della lista e poi un orientamento sul voto del ballottaggio di domenica prossima. Il risultato della mia candidatura, come ho avuto modo di scrivere in un post che è uscito, sono contento sia stato molto apprezzato, non ho nascosto che mi abbia deluso. Io nella prima dichiarazione a caldo che mi è stata chiesta sul risultato ho detto alla mia collega amica giornalista della Sicilia, quando me lo ha chiesto di valutarlo, che il mio risultato è il termometro dello stato di salute del centrodestra ad Augusta. Adesso vedremo perché questa dichiarazione. Anzitutto facciamo un passo indietro. La mia candidatura non nasce dallo spirito narcisistico o dall'esigenza di esserci ad ogni costo. La mia candidatura nasce da un'opportunità che mi è stata data già da qualche anno a questa parte, di poter rappresentare il centrodestra alle elezioni comunali di Augusta per la corsa alla sindacatura, in rappresentanza, ripetisco e ripeto, del centrodestra, mettendo a frutto i 30 anni di esperienza che io ho maturato con un impegno costante, serio, almeno così su questo credo che siano tutti d'accordo, sempre all'opposizione. E allora, dal momento che mi è stata concessa questa opportunità, io attraverso un progetto serio, attraverso una coalizione di centrodestra che peraltro non ha mai governato questa città, pensavo di mettere a disposizione la mia persona, la mia esperienza, la mia conoscenza, se mi è consentito anche la mia competenza, per partecipare alla corsa per la sindacatura. Trattandosi di una candidatura di coalizione, come avviene in questi casi, ci sono da consumare dei passaggi che in questo caso sono stati anche fin troppo lunghi, passaggi che appartengono alle dinamiche politiche di una coalizione, attraverso ragionamenti, confronti, talvolta anche ho detto durante la conferenza di presentazione, conferenza stampa di presentazione del luglio scorso, anche frizioni, scontri, come dire, ragionamenti oserei dire, ragionamenti che portano attraverso anche un equilibrio di carattere regionale a individuare i vari candidati della coalizione in tutti i comuni in cui si andava a votare. E dopo oltre 10 mesi di confronti, di lunga gestazione sul tavolo regionale, finalmente a metà luglio fu sciolto il nodo che indicava nella mia persona il candidato del centrodestra. Siamo nel luglio, se non ricordo male, 20 luglio 2020, quindi già abbondantemente in ritardo sulla tabella di marcia, perché nello scorso luglio, come ricorderete, c'erano già tutti i candidati che poi sono risultati i candidati ufficiali alla corsa per la poltrona di primo cittadino, che erano già da tempo al lavoro. Io invece di fatto, nella qualità di candidato ufficiale, partivo solo a luglio, e questo già era un primo handicap che dovevo superare, perché voi sapete bene che lavorare come candidato sindaco già designato, e questo potevano fare i miei competitor in quanto candidati civici, quindi che non dovevano rispondere a logiche di coalizione, che non dovevano attendere
alcuna decisione di carattere regionale, quindi lavorare da candidato sindaco è certamente è più facile, più agevole nel reperimento dei candidati da inserire nella lista. Io ricordo quando cercavo i candidati per la lista, la prima cosa che chiaramente, legittimamente mi veniva chiesto è: ma sì, io mi candido, ma chi è il candidato a sindaco? E lì era una domanda che mi metteva in crisi perché, come sapete, c'era anche un altro elemento, un altro dirigente che legittimamente di Fratelli d'Italia rivendicava anche questa stessa posizione, e quindi questa dicotomia, questo dualismo mi creava, e credo lo creasse anche lui, difficoltà e disagio nel reperire candidati da inserire nella lista. Ma questo poi alla fine è stato superato, perché di fatto poi a metà luglio, come ricorderete, organizzammo la conferenza stampa di presentazione all'ADIM, in cui io partivo da una posizione, diciamo, privilegiata, perché dal momento che ero il candidato designato dal centrodestra, io sulla carta avrei dovuto avere Forza Italia, Fratelli d'Italia, diventerà bellissima, e il mio partito, che è la Lega, che aveva fortemente voluto la mia candidatura. Di fatto però così non è stato, perché nelle mie previsioni c'era di annoverare o le quattro liste dei quattro partiti, le quattro gambe, chiamate così, dal centrodestra che ho appena enunciato, o nella peggiore delle ipotesi tre liste e quattro simboli. Ma già alla conferenza stampa venne a mancare il primo simbolo, quello di Forza Italia, però c'erano delle discussioni, dei dialoghi ancora in corso con i vertici provinciali, e io allora non diedi per scontato che non ci potesse essere Forza Italia, perché in realtà c'erano dei tavoli aperti anche per avere Forza Italia, quindi per avere quantomeno il simbolo di Forza Italia, visto che D'Augusta, chi si era fatto carico di gestire il partito, aveva già fatto altre scelte. Però anche avere il simbolo dava quell'idea di unità, di coesione, che giova in una candidatura così importante. Dalla conferenza stampa in poi è cominciata una vera e propria odissea la mia candidatura. Abbiamo perso Forza Italia. Diventerà bellissima che nelle mie ipotesi, nelle mie speranze, più che ipotesi, poteva anche presentare una lista, insomma, non lo ha, non la, ci disse che non poteva presentarla, anche perché per motivi giustificati non ha una sezione sul territorio, quindi non ha un nucleo dirigente sul territorio, e quindi io ringrazio gli amici di Diventerà Bellissima perché mi sono stati molto vicini, però non potendo presentare una lista ci ha chiesto di poter entrare col simbolo della Lega in una sorta di bicicletta, di occhiali, come avete visto poi nel simbolo finale. E quindi già avevamo perso il simbolo di Forza Italia, Diventerà Bellissima non fa la lista, restava la lista della Lega a bicicletta con Diventerà Bellissima e la lista di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia il 12 agosto, la vigilia della mia partenza per 5 giorni di vacanze, quindi siamo nella settimana di Ferragosto, mi comunica che ha difficoltà a presentare una lista. Chiaramente è una comunicazione che mi spiazza. Io dico: come? Io mi aspettavo che voi presentaste la lista. E fanno una proposta ufficiale di inserimento nel simbolo della Lega di una ulteriore bicicletta, che prevedeva l'inserimento nella lista della Lega di 5-6 candidati di Fratelli d'Italia. È chiaro che io, oltre che spiazzato, mi sono trovato nelle condizioni di non assecondare questa richiesta, ma non tanto per mancanza di volontà, quanto invece per motivi concretamente e praticamente molto semplici. La lista della Lega era già pronta, c'erano candidati che concorrevano, avevano già fatto i facsimili, stavano già in campagna elettorale da diversi mesi. Io avrei dovuto escludere quei candidati che
dalla lista per farle entrare sei di Fratelli d'Italia, cinque, sei quelli che erano. E poi anche perché, come spiegai prima che mi facessero questa proposta agli amici di Fratelli d'Italia, c'era già una bicicletta con Diventerà Bellissima, quindi la proposta non poteva andare in porto. Io però ne feci un'altra loro percorribile. Avevamo noi una decina di candidati in più, perché nel nostro intendimento c'era anche di presentare una lista civica. Allora io dissi agli amici di Fratelli d'Italia: guardate, questi decina di candidati noi ve li mettiamo a disposizione, li unite i vostri sei, facciamo un altro sforzo e presentiamo la lista. E ci lasciamo, dandoci appuntamento ai prossimi giorni, ai giorni successivi, per poter arrivare a una conclusione. Avendo proposto una candidatura alternativa in queste elezioni e non avendo né affinità politiche né un progetto che possa ritenersi spendibile con gli altri due candidati, ma soprattutto non avendo né intese e né accordi con nessuno dei due candidati, la Lega lascerà liberi gli elettori di votare secondo la propria coscienza. Io inviterò tutti ad andare a votare, io andrò a votare chiaramente, però una considerazione su questa la voglio anche fare. Io prima delle elezioni amministrative, non ricordo se fosse il mese di febbraio, credo di sì, poco prima del lockdown, proposi a Di Mare un percorso comune, parlando attraverso i rapporti cordialissimi che ci sono sia con lui, ma in quel caso non parlai con lui direttamente, parlai con Marco Stella, che come sapete è molto vicino a lui, e proposi di poter intraprendere un percorso comune alla sua coalizione, non necessariamente con me sindaco, quindi questo lo voglio dire anche per fare chiarezza. E quindi non fu tenuta in considerazione questa proposta, perché mi fu detto che la loro coalizione era assolutamente eterogenea e c'erano molti ambienti di sinistra che ne facevano parte, e quindi i voti del centro, della destra, della Lega, insomma, creavano imbarazzo agli ambienti di sinistra che ne facevano parte. E quindi allora non ci fu la possibilità di intraprendere questo progetto comune, e con un pizzico di, non rammarico, di perplessità, ecco, mettiamola così, non ho difficoltà a dire che neanche in questa fase ho ricevuto una telefonata di sostegno, nonostante i cordialissimi rapporti esistenti tra Marco Stella, con Marco Stella e con Peppe Di Mare. Non ho ricevuto alcuna chiamata da parte loro, e quindi questo mi pone nella condizione di poter dire che io in ogni caso non voterò Di Mare, e da quello che ho monitorato anche all'interno del nostro gruppo, noi ci siamo riuniti in questi giorni e credo sia opinione comune, sposata anche da quasi tutti i nostri iscritti, dai nostri anche militanti e candidati. Avrei voluto la possibilità di poter dire a un candidato sindaco come Giuseppe Di Mare: sai, consentimi di condividere un pizzico del tuo progetto, mettendo per esempio nel tuo programma il parcheggio scambiatore della Borgata, per poter creare i presupposti per un tipo di mobilità sostenibile, intermodale, come spiegai in più di una circostanza durante i miei comizi e durante gli incontri che ho fatto. Quindi mi sarebbe piaciuto creare anche, non necessariamente, e voi sapete che non mi appartiene questa logica, questo tipo di cultura, non necessariamente un accordo si deve fare sulla poltrona, l'accordo si fa anche sui temi. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo Di Mare e chiedergli: senti, guarda, mi piacerebbe che tu inserissi un punto che a noi è particolarmente caro, e magari ci dai un segnale, ci dai la possibilità di poter condividere il tuo progetto. Questo non è avvenuto. Io non ho assolutamente alcun rilievo da porre agli amici Giuseppe Di Mare e Marco Stella, ma è chiaro che io questo in questa fase lo devo tenere in considerazione. E poi c'è una terza ragione che mi spinge anche, diciamo, a chiudere
la porta alla candidatura di Mare. Io non ho apprezzato, ma questo non c'entra niente né Giuseppe Di Mare né Marco Stella, io ne ho parlato anche con loro con estrema serenità, quindi non è un discorso che posso imputare come dire, a loro. Non ho apprezzato che un sindaco della provincia di Siracusa, che ha il suo simbolo elettorale nel mio manifesto, abbia scelto di condividere una candidatura che non è quella sua naturale, che avrebbe dovuto sposare, e mi ha fatto male vedere ritratto in una foto che festeggiava la sera dell'esito delle urne per il ballottaggio di Giuseppe Di Mare. Quindi anche questo ci tenevo a dirlo per la schiettezza che contraddistingue il mio modo di fare, il mio modo di essere, rancore per nessuno. Conosco questo Luca Cannata, che è una persona fantastica, cordialissima, anche con lui ho dei rapporti cordialissimi, però credo che ci debbano essere in politica dei rapporti che debbano privilegiare anche al di là di quelli amicali, di quelli legati a posizioni che riguardano altre competizioni elettorali. Debbano dare un segno di coerenza, un segno di credibilità alla politica stessa. Mi ha fatto male vedere la foto del sindaco Cannata, fermo restando che ognuno è libero e ha facoltà di scegliere i propri interlocutori e operare le proprie scelte. Mi ha fatto male vedere che un sindaco, il cui simbolo era sul mio manifesto elettorale, festeggiava il ballottaggio dell'amico Giuseppe Di Mare. Chiudo con un'ultima, non ho parlato ho parlato finora di un candidato. Per quanto riguarda invece l'altro candidato, io magari vi stupirò dicendo che nonostante la mia storia con il candidato Culino sia stata universalmente riconosciuto sempre agli antipodi, su posizioni assolutamente diametralmente opposte, nonostante io abbia coinvolto più volte nei miei comizi, nei miei interventi, atteggiamenti, come dire, non certo lusinghieri nei confronti delle passate amministrative e quindi anche di Giuseppe Culino, mi ha fatto piacere, anche questo per la schiettezza che mi contraddistingue, lo dico, piacere ricevere la telefonata di Pippo Culino prima che fosse ricoverato. È stata una bella chiacchierata molto cordiale e mi ha manifestato, come dire, la sua stima per la mia vicenda, come dire, elettorale, e non c'è stato, questo lo voglio precisare per non causare equivoci di sorta, non c'è nessun tipo di accordo, non c'è nessun tipo di intesa, però devo rilevare che il sindaco Culino mi ha chiamato, cosa che non ha fatto l'altro candidato, e questo mi ha fatto assolutamente piacere. Consentitemi di dirvi con la massima franchezza che mi ha dato anche una lezione, perché io credo che non si finisca mai di imparare nella vita, perché al di là dei rapporti politici ci sono anche dei rapporti personali che possono in qualche modo anche creare un humus, creare delle condizioni di confronto serene e proficue nell'interesse esclusivo della nostra comunità. E posso dire con molta autocritica che questa telefonata è stata una lezione che io ricevo di buon grado dal sindaco Culino, di cui non ne avevo, non mi, che non mi aspettavo. Che non mi aspettavo. Ecco, se magari noi del centrodestra riuscissimo in futuro a scendere dal piedistallo e aprirci maggiormente con un pizzico anche di umiltà, credo che magari certe condizioni che non abbiamo mai avuto né nel presente né nel passato per governare la città potrebbero anche darci qualche chance in più per poter essere più, oltre che credibili, questo credo che lo siamo, perché lo dimostra la storia di questa città. Il centrodestra ha svolto un serio, almeno personalmente, e molti altri come me hanno sempre svolto un ruolo di seria opposizione, e quindi su questo credo che non ci sia nulla da obiettare, però dal punto di vista anche
dei rapporti, delle aperture, di una maggiore disponibilità, ecco, ad aprirsi al territorio. Credo che certi gesti vanno anche adeguatamente letti e adeguatamente pesati in un'economia di giudizi e di risultati che poi compongono l'esito finale di ogni competizione. A questo proposito, e concludo, consentitemi di fare un invito. Intanto, in bocca al lupo ai due candidati, sia a Di Mare che a Gulino. Un affettuoso augurio di pronta guarigione al sindaco Gulino, al candidato sindaco Gulino, che possa vincere la sua battaglia più importante, quello di tornare stare con la sua famiglia, tranquillo, sereno, a godersi la sua professione e, se gli elettori lo vorranno, anche eventualmente la carica e la poltrona di primo cittadino. Quindi un augurio sincero e affettuoso a Pippo Pulino. E poi un invito ai miei concittadini, ai miei amici, voglio farlo, coloro che frequentano, sono abituati a utilizzare i social. Guardate, io da giorni, e mi permetto di fare questo invito perché sono il primo ad aver ricevuto questo invito, da giorni io rifiuto di leggere i post su Facebook, entro ed esco subito perché Facebook da giorni è invivibile. Io non so come si possa continuare con questo andazzo e con questa guerra tra bande, tra fazioni. Sembriamo nel Bronx. Io credo che si possa fare legittimamente politica, ognuno per la propria parte politica, senza necessariamente instillare veleni, odio, senza offendere, senza scendere a pratiche veramente squallide. Lasciatemelo dire, io ho avvisato i miei amici ad astenersi da queste cose, sono il primo a farlo, per questo mi permetto di chiederlo a tutti i concittadini di Augusta, perché se noi riusciamo a rasserenare il clima di questa campagna elettorale, sono certo che ne gioverà una libera scelta, una scelta serena e una scelta consapevole nell'interesse di tutti. Credo di non aver sforato nei tempi, o forse sì, a Gianfranco Mignosa per le conclusioni di questa conferenza stampa. Per quanto mi riguarda, io ho concluso e vi ringrazio. Sì, buonasera, grazie Massimo. Inutile dirvi che condivido al 100% l'analisi che ha fatto Massimo. Se mi è consentito solo una piccola postilla a quanto lui ha chiaramente espresso, come dire, non tutti i mali vengono per nuocere. È ovvio che il risultato di questa tornata elettorale per quanto riguarda il centrodestra può essere occasione per comunque fare un'autocritica e cercare di capire quali sono le ragioni che comunque non consentono da anni al centrodestra di avere un fronte comune con cui potersi confrontare nell'ambito delle aspirazioni del governo di questa città. Detto questo, e per quello che mi riguarda, io ringrazio Massimo e tutti gli amici con cui abbiamo come dire, vissuto questa avvincente avventura. Io lo ringrazio perché io personalmente non ho mai avuto ruoli, diciamo, attivi in politica. Per me è stata un'avventura avvincente, interessante in cui mi sono, tra virgolette, anche divertito. Credo, per essere la prima volta, di aver anche conseguito un risultato, insomma, non strepitoso, ma comunque penso di poter dire dignitoso, Decoroso, dignitoso e decoroso. Detto questo, la mia posizione, ovviamente, come membro del direttivo della Lega è identica a quella di Massimo. Anch'io ho apprezzato molto il contatto che ci è pervenuto dal dottore Pippo Culino, e anch'io andrò a votare liberamente da libero cittadino e da libero elettore. Un'altra, diciamo, un altro appunto che
intendevo fare. Massimo prima ha parlato del movimento civico adesso Augusta. Come sapete, questo movimento è un movimento affiancato alla Lega, che è un movimento che io e Massimo 2 anni fa credo abbiamo fondato, una volta iniziata diciamo la nostra attività con la Lega, per un fatto di coerenza abbiamo lasciato ogni incarico, ogni ruolo che avevamo all'interno di questo movimento, che ha proseguito la sua strada in maniera diciamo autonoma, e attualmente ovviamente non abbiamo alcun incarico al suo interno. Questo movimento era nato, ha operato e continua a operare con una connotazione politica trasversale, configurandosi sostanzialmente come dalla sua nascita un contenitore di persone che si collocano in un'area politica moderata, e che appunto per questo a suo tempo non intesero aderire neanche alla Lega come partito. L'unico diciamo precisazione che voglio fare: io mi sono sentito con il presidente di Adesso Augusta, che purtroppo avrebbe avuto piacere essere qua, ma che per motivi di lavoro è fuori sede, e comunque dal colloquio avuto con lui noi abbiamo colto da parte loro, proprio in quanto area moderata, un orientamento che, a quello che ho potuto capire, in linea con la loro piena autonomia e libertà di espressione, sembra farli protendere al ballottaggio verso, piuttosto che verso Di Mare, verso una candidatura del dottore Pippo Culino. Io ringrazio il presidente di Adesso Augusta per la volontà di essere qua, e non è stato possibile fare. Rinnovo anch'io, faccio i complimenti ai due candidati sindaci che si contenderanno la carica al ballottaggio, e faccio un grosso in bocca al lupo al dottore Culino per una pronta guarigione, e per quello che mi riguarda ho concluso il mio intervento. Grazie.